Salve a tutti ragazzi, sono Giovanni e oggi c'è Bologna-Lazio. Non ci sono le altre partite, c'è Bologna-Lazio, specificatamente quella partita. Perché? E stasera vi farò la live reaction di questa partita perché ovviamente gioca la mia Lazio. Quindi è una partita importantissima. Il Bologna è in forma, il Bologna è in forma, ma anche noi siamo in forma. E oggi dobbiamo vincere per continuare l'inseguimento all'Inter e al Napoli. Inter che ieri ha vinto 3-2 soffrendo nel finale contro la Sampdoria. Quindi, olè, alziamo il volume. Ho il fiatone perché anche oggi ho corso per arrivare qui in tempo. Mi devo ancora abituare al fuso orario dell'Inghilterra e a vedere le partite serali alle 7:45. Ma il vantaggio è che si mangia durante le partite. Per favore, non puoi far così, ti prego. Ti prego. Passiamo in vantaggio, pa non so come, ma passiamo in vantaggio. Adesso lo vedrò. Calcio. 5. 1-0. Milinkovic. Questo è un gol importantissimo, forza. E dai che si rimpalla questo cazzo di televisore. Non ho visto il gol. Questa televisione non mi ha fatto vedere il gol. Non me ne frega niente. Stiamo vincendo. Dopo 4 minuti e 23 secondi. Cazzo. No, non si può così, però, eh. Che cazzo. Dai. Non si può. Non si può. Te lo dico subito, non si può così. Ti fermi in continuazione, figlio mio. Mi piace, ecco il gol. Madonna, che gol! Che giocatore! L'ha piazzata! L'ha piazzata lì, l'ha piazzata! Assist di Lulic che ho al fantacalcio. E andiamo così. E andiamo così. Palo! Ma porca troia! Ma porca troia! Stiamo dominando. Fuori gioco. Fischialo prima, cazzo. Guarda, mi sto. Quasi un infarto sto avendo, Madonna santa. Belli, bravi, 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 bravi ragazzi, così. Rigore, rigore. Rigore, rigore. Vi chiedete quanti rigori prende la Lazio, ma ragazzi, cioè, entriamo in area ogni 3 secondi, capito? Ogni 3 secondi siamo in area di rigore, è ovvio che abbiamo tanti calci di rigore. Guarda, guarda che giocata che ha fatto Milinkovic qua. Madonna santa, Madonna santa. Altro palo. Un altro palo. Cazzarola! Cazzarola! Lo rivediamo! La manovra d'attacco del Bologna è spesso attenta. Attenzione che la palla è buona per Lulic! Oddio! Oddio! Go! Go! Sì! Sì, 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 sì! Senad! 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 Madonna, che gol di merda! Che gol di merda, ragazzi! Cosa ha fatto Mirante? Cosa ha fatto Mirante? E ce lo meritiamo comunque, ragazzi, perché veramente li stiamo prendendo a pallonate. Li stiamo prendendo a pallonate a 30 minuti. Ce lo meritiamo. 2-0. Ha chiesto il VAR? Speriamo che non sia fuori gioco, se no davvero mi butto dalla finestra. Anche se questa finestra non si può aprire più di tanto.
Non credo sia fuori gioco, speriamo, Madonna Santa, guarda questi cosa hanno fatto in difesa. Ma come si fa? Ciro, 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 palo, palo. Terzo palo di Immobile, Madonna Santa, Madonna. Ma quanto cazzo corre? Ma quanto corre? Ma quanto stiamo correndo? Sbagliato anche un rigore, vince 2-0. Questo ragazzo sbaglia questo gol a tu per tu, ha preso un palo prima quando ha saltato il portiere. E qui Miranda è bravo, ha fatto un miracolo. Immobile, tra l'altro, è leggermente meno preciso rispetto al solito. Ha preso 3 pali. Quindi è giusto sottolineare leggermente meno preciso. Attenzione, calcio dalla gola, pericoloso! Palo! Palo, non ci posso credere! Ma non ci posso credere! 4 pali! Altro che Inter Sampdoria, qui si stanno alla metà, se stanno. No, di Immobile, non di Leiva, di Immobile. Di Leiva! Ma come cazzo ci fa, Madonna, qui si stanno ancora in partita non avendo fatto un tiro in porta. È finito il primo tempo di Bologna-Lazio, voglio commentarlo subito questo primo tempo. L'ha detto Jerry De Rosa qui, dominio della Lazio a Bologna. Abbiamo giocato veramente un grandissimo, grandissimo primo tempo. Abbiamo avuto oltre ai 2 gol, 5-6 palle gol. Immobile ha colpito 3 pali, tra cui uno sul calcio di rigore, l'immortacci sua, e un palo di Lucas Leiva. In più altre opportunità sul calcio d'angolo di Radu e Parolo. Veramente una bella partita. Secondo me la miglior prestazione della Lazio in questo campionato fino adesso in termini di gioco. Stiamo giocando veramente bene. È interessante che quando Luis Alberto prende palla, Luis Alberto Milinkovic, è interessante come i due esterni, Lulic e Marusic, vadano subito in avanti. La palla gli è arrivata circa 7 volte in questo primo tempo, tra cui una è nell'occasione del gol di Lulic, che è stata una papera di Mirante, sono d'accordo, una papera di Mirante e il difensore del Bologna, però ce lo meritavamo, secondo me ci meritavamo perfino il 3-0. Il Bologna non ha avuto occasioni, soltanto praticamente auto-occasioni create da noi, e quindi speriamo bene, ragazzi, speriamo bene, questa è una partita fondamentale, fondamentale. Non puoi, non puoi, è la seconda volta che provi a buttartela dentro, Lulic, Madonna Santa. Stai zitto, cazzo, stai zitto. No, non si può, ragazzi, però, cioè questi ce la tirano questi telecronisti, cazzo, ma non si può, eh. Ma che cazzo, no, ma che cosa ti sei mangiato, ma come tiri? Come tiri? Come tiri? Dai, no, vabbè, ho capito questo, però non si può, cioè non possono farci soffrire così questi qui. Oh, Madonna Santa, che ansia. Cazzo. Sì, però no, non si può soffrire così tanto, non si può. Io in una partita così veramente non è 2-1. Ma che cosa è successo a Cagliari? Sì. Sì. E vaffanculo. Abbiamo vinto? La Lazio vince 2-1 a Bologna.
E no, voi non potete immaginare quanto cazzo importante è questa vittoria. 3 punti. Restiamo lì a meno 3 da primo posto. Il Napoli ha battuto Genoa 3-2. La Juventus ha battuto la Spal 4-1. Quindi rimaniamo a pari punti con la Juventus, a meno 1 dall'Inter e a meno 3 dal Napoli. Primo tempo perfetto della Lazio. Oddio, perfetto no, perché dovevamo almeno segnare altri 2 gol. E la partita sarebbe veramente stata chiusa. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi 10 minuti. Ma sinceramente il Bologna non ha avuto occasioni clamorose. Non ha assolutamente avuto occasioni clamorose. Ha attaccato a pieno organico, appunto, soprattutto negli ultimi 10 minuti. E noi abbiamo resistito. Migliore in campo Parolo. Anche se io l'ho insultato molto durante la partita, però non si può mangiare un gol così davanti al portiere. Non si può. Sei un giocatore di calcio, giochi a calcio 7 giorni a settimana. Non puoi sbagliarmi quei tiri, non puoi sbagliarmi quei tiri, veramente. La Lazio va sotto la curva occupata dai tifosi biancocelesti che sembrano 3.000, 4.000, quanti cazzo sono andati a Bologna? Mi manca l'Italia, mi manca l'Italia. Avrei sicuramente partecipato a trasferte come queste e avrei sofferto là per il finale. Però ce lo siamo meritato. Abbiamo meritato i 3 punti, devo dire, abbiamo meritato i 3 punti. Adesso voglio capire che succederà tra l'Udinese e Inzaghi. C'è stato un battibecco abbastanza, diciamo, interessante.